Torna a protestare il mondo della scuola in Molise davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale a Campobasso. Oggi sciopero di docenti, personale educativo, tecnico, amministrativo e dirigenti, indetto da CGIL, CISL, UIL e SNALS. Ancora una volta sotto accusa la riforma denominata Buona Scuola. Una delle richieste prioritarie dei sindacati è il rinnovo del contratto del personale del comparto, fermo da anni. Nel DEF di quest'anno il governo ha stanziato un incremento medio di 7 euro. Quindi questo è veramente offensivo e stiamo insistendo per poter portare a concordare questo rinnovo di contratto, che deve essere rinnovato sia dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista economico. Adeguare le retribuzioni dunque a tutti i livelli, anche dirigenziale, rafforzare la contrattazione di istituto, collegialità nelle decisioni su programmi, offerta formativa, sburocratizzare le procedure, valorizzare le professionalità, stabilizzare i precari tra le richieste, e nello specifico il personale ATA vuole ad esempio lo sblocco del turnover. Nella legge del personale ATA non se ne parla proprio, anzi c'è solo un passaggio in cui si dice che le scuole dovranno coordinate in reti. Questo significa in maniera nascosta che ci sarà un ulteriore taglio su quelle che riguarda le persone, quindi il personale ATA. È intervenuta la legge di stabilità, che ha fatto ancora un peggioramento della situazione, perché che cosa ha fatto? Ha stabilito che il personale ATA non può essere sostituito sulle assenze. I sindacati puntano il dito ancora una volta contro la legge 107. Non ci piace perché c'è un'idea di uomo solo al comando che c'è dietro, e questa idea la si porta alle estreme conseguenze. Noi abbiamo anche un aspetto molto delicato, che è quello della chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico. È evidente che questo sistema non può andare bene in un paese come l'Italia, perché genera clientele, genera corruzione ed è rischioso e pericoloso per gli stessi dirigenti scolastici, che potrebbero essere oggetto di molte pressioni dall'esterno. Tanto è vero che oggi i dirigenti scolastici sono in sciopero. È uno sciopero perché in Italia non si investe sull'istruzione, sull'università, sulla ricerca, e infatti c'è lo sciopero anche dell'università, dell'AFAM e della ricerca. I sindacati hanno poi incontrato i vertici dell'ufficio scolastico regionale, cui hanno manifestato le criticità in Molise, dove chiedono maggiori risorse per garantire una didattica e servizi di qualità e per combattere una diffusa povertà educativa, come testimoniano recenti studi.